Buonasera a tutti amici youtubers e bentrovati dal vostro gladiatore giallorosso 94 in una nuova puntata della rubrica Talking About. Quindi rieccoci dopo quasi un mese e mezzo dall'ultimo video che ho fatto in questa rubrica per fare un resoconto, diciamo, generale e abbastanza sintetico di quello che hanno fatto le italiane a livello europeo, sia Champions League che Europa League. La prima cosa che bisogna dire è che se non è stato un fiasco davvero poco ci manca, perché comunque già a questo punto della stagione tutte le italiane sono fuori da ogni competizione europea e diciamo che comunque è un risultato abbastanza disastroso, soprattutto se consideriamo che nei gironi tutte le squadre si sono comportate abbastanza bene. Diciamo che mi hanno deluso soprattutto le squadre in Europa League, perché la Fiorentina, il Napoli, la Lazio nei gironi avevano praticamente dominato, nonostante comunque ovviamente le squadre non erano di un livello eccezionale, però comunque avevano dimostrato di non voler sottovalutare questa competizione. Invece tempo di superare i sedicesimi e di arrivare agli ottavi e subito le squadre sono sparite completamente. Già agli ottavi di Europa League non c'è più nessuna squadra. Partendo prima di tutto dalla Fiorentina, devo dire che comunque lo scontro col Tottenham non era facile, bisogna dirlo, perché il Tottenham è secondo in classifica nella Premier League e in quest'anno è veramente molto in forma, però secondo me la Fiorentina non ha interpretato bene i due scontri sia in casa che fuori, soprattutto in Inghilterra praticamente non ha mai giocato e ha perso 3-0 senza neanche aver il rimpianto di averci provato, nonostante avesse messo tutti i titolari, e questo ci fa capire che la sconfitta non è arrivata soltanto per i valori tecnici ma soprattutto per una mentalità sbagliata in merito a questa competizione. Spostandoci invece all'ultima eliminata, la Lazio, devo dire che l'ultima eliminazione assomiglia molto a quella che abbiamo fatto noi l'anno scorso, perché erano sempre ottavi di Europa League. All'andata abbiamo pareggiato 1-1 sia noi che loro fuori casa, e prima avevano segnato gli avversari e poi avevano segnato in questo caso la Lazio e in quell'altro caso noi, e poi al ritorno, quando era una partita che era più comoda perché comunque avevamo fatto entrambi un gol fuori casa, alla fine del primo tempo la situazione è 0-3. Solo che in un caso c'era la Fiorentina, ed era comunque una buona squadra. In questo caso c'era lo Sparta Praga, che con tutto rispetto non era sicuramente un avversario così temibile. Questo è stato proprio un errore madornale della Lazio, che non ha voluto proprio vincere questa partita, perché la Lazio aveva tutte le carte in regola per passare questo turno e accedere ai quarti di finale. Si vede che non sono proprio entrati in campo e diciamo la verità, anche gli errori difensivi, soprattutto quelli di Bisevac, hanno condizionato pesantemente la partita, perché prendere l'1-0 e dopo pochissimi minuti anche il 2-0 è una botta psicologica che solo le grandi squadre riuscirebbero a rimontare. In questo momento la Lazio non è una grande squadra, ma non lo dico da romanista, ma lo dicono proprio i fatti, ed infatti oltre al 2-0 è arrivato pure il 3-0 che ha chiuso completamente i conti. La Lazio finora aveva interpretato bene la competizione, anche contro avversari non molto facili come il Saint-Étienne o il Galatasaray, aveva comunque giocato bene e aveva meritato di arrivare agli ottavi di finale. Quindi diciamo che questa è stata una battosta che non ho proprio capito, perché finora sembrava che volessero impegnarsi al massimo per raggiungere perlomeno le semifinali o i quarti di questa competizione, invece in questa partita praticamente non hanno mai giocato. Non so per quale motivo, perché non so a quale obiettivo possono ambire a livello di campionato, perché saranno 30 punti indietro alla Juve e chissà quanti punti indietro a noi. Poi comunque questo è un ragionamento che io non capisco. Le squadre italiane sottovalutano le competizioni europee ed escono subito per concentrarsi sul campionato. Si concentrano sul campionato per poter raggiungere un posto in Europa. L'anno prossimo comincerà tutto da capo, sarà una catena che non finirà più. Quindi queste squadre inizieranno il campionato per arrivare in Europa. Ci arriveranno, verranno eliminate subito per concentrarsi sul campionato e per poter arrivare nella competizione europea. È una catena che non finirà mai. Però comunque, tralasciando gli scherzi, adesso voglio parlare un po' del Napoli. Il Napoli contro il Villarreal è stato sfortunato, bisogna dirlo, perché anche diversi errori arbitrali hanno condizionato la partita sia l'andata che il ritorno, però bisogna dirla tutta, il Napoli era tre volte più forte del Villarreal, è più forte del Villarreal, e se è riuscito a perderci all'andata e a non vincere al ritorno, allora vuol dire che ha meritato di uscire. Per carità, ci possono essere tutte le giustificazioni del caso, però una squadra come il Napoli, soprattutto che in quel momento era molto più in forma di adesso, doveva vincere assolutamente, e quindi vuol dire che non ha interpretato bene la gara. E sia in questo caso che come nel caso della Lazio mi ha sorpreso molto, perché nei gironi il Napoli era
stato una macchina distruttrice. Comunque, nonostante le squadre fossero comunque scarse, non era detto, non era facile comunque fare 5 gol contro chiunque avversario. Infatti, per esempio, il Midtjylland, bistrattato da tutti, me compreso, ha rischiato di mandare fuori il Manchester United in Europa League. Quindi questo ti fa capire che se tu non interpreti bene la partita, puoi rischiare di subire da qualunque squadra. Il calcio, infatti, è strano, è uno sport strano e noi ovviamente che seguiamo il calcio ogni giorno sappiamo che è così, soprattutto noi romanisti che ha voglia quante partite abbiamo perso contro avversari che erano 10 volte più scarsi di noi. Però comunque dopo questa piccola parentesi parliamo un po' delle squadre in Champions League, che stranamente sono quelle che hanno interpretato meglio le partite. Sono uscite anche loro gli ottavi, però sia Juve che Roma hanno fatto una figura nettamente migliore rispetto alle, diciamo, compagne italiane in Europa League. Parlando prima di tutto della Juve, devo dire che ha fatto veramente il massimo che poteva fare. Veramente non avrebbe potuto fare di più, però pesano, oltre a degli errori arbitrali, pesano soprattutto quei minuti di blackout all'andata e ovviamente nel secondo tempo del ritorno. Poi ci sono tutte le giustificazioni del caso, il fatto che comunque tu hai tanti infortunati e fisicamente non può reggere più di tanto contro dei campioni come del Bayern Monaco. E quindi diciamo che alla fine, dopo il 2-1, le sicurezze della squadra bianconera sono andate sempre più scemando ed infatti al 91esimo è arrivato il gol di Müller, così sa veramente proprio di beffa. A sto punto era meglio che perdevano 3-0 direttamente, così almeno non avevano neanche il rammarico di esserci andati vicino. E dopo ovviamente dopo il 2-2 io ero convinto che sarebbero usciti perché resistere un'altra mezz'ora contro il Bayern Monaco che spingeva nettamente di più per raggiungere la vittoria sarebbe stato impossibile ed infatti sono arrivati due gol nei due tempi supplementari, però comunque la Juve ha fatto il massimo che poteva fare e quindi secondo me esce a testa alta, come però esce a testa alta anche la Roma, anche se qua sono un pochino più critico, anche perché ovviamente sono un tifoso giallorosso, quindi voglio essere un pochino più critico. Per me la Roma ha fatto una bella figura, però poteva farla molto, ma molto meglio, perché se noi guardiamo i risultati, come ha detto Spalletti nella conferenza dopo Real Madrid-Roma, 2-0 all'andata, 2-0 al ritorno, zitti e a casa. Non si parlerà mai del fatto che la Roma ha fatto una bella prestazione sia all'andata che al ritorno e che meritava di fare minimo 3-4 gol in queste due partite sommati. Non si parlerà mai di questo, si parlerà che il Real ha fatto due gol in casa nostra e noi 0, che al ritorno ne hanno fatti 2 e noi 0. E questa è la cosa che mi ha dato fastidio, il fatto che non abbiamo concretizzato il bel gioco che abbiamo fatto sia all'andata che al ritorno. Perché tu puoi fare tanto bel gioco, ma se quelli fanno due tiri e due gol e tu ne fai 5-6 e non inchiappi neanche lo specchio della porta, passano loro. E questa infatti è la cosa che mi ha fatto più arrabbiare, il fatto che noi, perlomeno la Juve, ci è andata più vicino a passare. Noi, che abbiamo comunque giocato, secondo me, meglio del Real Madrid nei due scontri, non siamo riusciti neanche a fargli un gol. E secondo me dovevamo perlomeno fargliene uno, o all'andata o al ritorno, perché comunque a livello di gioco non siamo stati per nulla inferiori al Real Madrid. Quando in realtà ci davano tutti per sconfitti una volta che erano usciti i sorteggi, ma quella era la Roma di Garcia, quella che non ci voglio neanche pensare perché sennò mi rivengono i brividi. Comunque, questo era un mio riassunto, diciamo, anche se è venuto un pochino più lungo del previsto, di quello che pensavo io sulle italiane in Europa. Stranamente, voglio riassumere tutto quanto con questa frase, le squadre che hanno interpretato meglio la competizione e che hanno fatto la figura migliore sono quelle che avevano contro gli avversari più forti, e cioè Juve e Roma. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di quello che hanno fatto le italiane in questa stagione, evitando di dire commenti come schifo, perché quello penso che lo sappiamo tutti, non c'è bisogno di dirlo anche nei commenti. Questo è tutto per questo video e ci vediamo alla prossima. Un saluto dal vostro Gladiatore Giallorosso 94. Ciao ragazzi!